Buongiorno, nuovo appuntamento con la rubrica Il medico risponde. Siamo al consultorio di Cremona per incontrare la responsabile, la dottoressa Enrica Ronca. Buongiorno dottoressa Ronca. Buongiorno. Con lei vorremmo parlare di allattamento al seno. Qual è l'obiettivo della settimana, appunto, dell'allattamento e quali iniziative sono state messe in campo? Sì. Innanzitutto allattare al seno è la scelta più orientata alla salute che ogni mamma può compiere anche durante la pandemia da Covid. Nella settimana mondiale dedicata all'allattamento materno, che va dal 1 al 7 di ottobre, l'impegno degli specialisti è rivolto a rassicurare le donne che hanno appena avuto un bambino, nutrirlo al seno rimane sempre la soluzione migliore anche al tempo del Covid e anche per quelle mamme che partoriscono in una condizione di infezione da SARS-CoV-2. Il rischio di contagiare il proprio bambino è molto basso e comunque è di gran lunga inferiore rispetto ai benefici che il latte materno apporta alla salute del bambino. Il tema della settimana è proprio la vaccinazione Covid in gravidanza e in allattamento. Gli appuntamenti sono diversi, ci saranno sui social interviste alle mamme che hanno affrontato questa esperienza durante la gravidanza, durante l'allattamento, l'esperienza della vaccinazione. Ci saranno i pareri dei professionisti che aiuteranno, cercheranno di aiutare a sciogliere un po' i dubbi che sono molti, e ci sarà il 6 di ottobre un incontro online sempre con la dottoressa Laiolo. Parteciperò anch'io e la dottoressa Mantovani, responsabile del consultorio di Casalmaggiore, e anche qui ascolteremo le mamme più che raccontare quali sono i vantaggi certamente della vaccinazione, ma cercheremo di accogliere quelli che sono i dubbi e accompagnarli verso una decisione consapevole. L'allattamento al seno, dottoressa, com'è cambiato dall'avvento del Covid? Nonostante i progressi degli ultimi periodi per aumentare la sensibilizzazione rispetto alla tematica dell'allattamento e i progressi che hanno fatto aumentare i tassi di allattamento, in epoca Covid le restrizioni e il distanziamento hanno sicuramente modificato i comportamenti delle mamme, soprattutto è aumentata l'ansia, è aumentata la fragilità, è aumentata la insicurezza rispetto al fatto di essere adeguate a rispondere in modo puntuale ai bisogni dei propri bambini. I servizi, in particolare i consultori, hanno continuato anche durante il periodo pandemico a funzionare e hanno incrementato le attività da remoto. Sono stati sospesi i gruppi in presenza e attivati i gruppi da remoto. Gli ambulatori negli spazi mamma-bambino sono rimasti costantemente aperti ed è poi lentamente ripresa l'attività sul domicilio. Le ostetriche e le assistenti sanitarie si recano al domicilio concordando con la mamma una visita nel periodo dopo parto. Che cosa fare se la mamma è positiva? Allora, la letteratura ormai è robusta rispetto a questo tema. Non è indicato separare la mamma dal bambino, sospendere l'allattamento, a meno che le condizioni cliniche della mamma siano tali per cui le sia difficile davvero mantenere l'allattamento. La trasmissione attraverso il latte materno praticamente non avviene, la trasmissione è sempre per via aerea, quindi si raccomandano le precauzioni igieniche, quindi l'utilizzo della mascherina, il lavaggio accurato delle mani, quindi rispettare in modo rigoroso queste norme che ormai abbiamo imparato e sono parte delle nostre abitudini,
protegge decisamente e non ha senso separare la mamma e impedire al bambino di avere il beneficio dell'allattamento.